Paolo ha parlato anche di tutto quello che non ha funzionato, ma noi dobbiamo anche essere in grado di dare delle risposte e di rilanciare, altrimenti siamo qua a piangerci addosso, a trovare i problemi, ma in realtà cosa, quello che dobbiamo fare tutti insieme è trovare delle soluzioni, costruire insieme delle soluzioni condivise che rilancino il modello, il sistema sanitario di Regione Lombardia. Dicevo, e quando ho iniziato il mio discorso parlavamo del problema degli arresti, parlavamo del problema della corruzione. Sicuramente una proposta deve essere quella di tutelare il whistleblower, quindi colui che denuncia all'interno dell'amministrazione pubblica. Oggi, nonostante diversi tentativi anche dei nostri colleghi che sono presenti della commissione antimafia, quindi Gianmarco e Gianpietro Silvana, abbiamo provato più volte a spingere e dire chi denuncia il malaffare all'interno della pubblica amministrazione deve essere tutelato. Oggi chi denuncia in Regione Lombardia il malaffare è allontanato. Quindi rivedendo il paradigma, rivedendo il sistema e tutelando chi denuncia, sei in grado anche di scoprire dove sta il malaffare, sei in grado anche di mettere in difficoltà chi è abituato a rubare in modo indiscriminato, perché sta illuminando il ladro, nel momento in cui lo illumini quello è obbligato a tirarsi indietro. Purtroppo in Regione Lombardia, lo dicevo prima, oltre alla parte politica abbiamo visto anche arresti e indagini a carico di dirigenti, c'è un problema delle nomine, e le nomine devono essere slegate dal mondo politico, questo è fondamentale. Nel momento in cui la politica, che si è già dimostrata incapace e corrotta, nomina a dirigere delle strutture degli incapaci e dei corrotti, stiamo peggiorando nettamente il sistema. Quindi abbiamo questo tipo di problema. Io penso che partendo da chi denuncia all'interno dell'amministrazione pubblica, chi vuole pulizia, chi vuole onestà all'interno dell'amministrazione pubblica, noi dobbiamo ripartire. Ripartiamo valorizzando il ruolo di chi lavora all'interno dell'amministrazione pubblica, che non deve essere messo nell'angolo, ma deve essere valorizzato. E anche in questo, siccome ci dicono sempre che, e l'abbiamo visto anche nelle analisi e nelle slide, che c'è una spesa crescente in ambito sanitario, ma c'è sempre una difficoltà economica, quindi una disponibilità di spesa minore e un aumento di costi da parte dei cittadini, noi dobbiamo essere in grado di vedere delle soluzioni del futuro che permettano di rivedere alcuni costi, ma di dare i servizi. E con Paola abbiamo costruito due progetti di legge, in realtà un progetto di legge e invece una proposta che faremo a breve, che sono solo un piccolo esempio, ma che vogliamo condividere con voi, e speriamo che ne arrivino altrettante anche dei tavoli di lavoro di oggi pomeriggio e anche nelle prossime settimane. Una, ad esempio, è la valorizzazione dell'infermiere di famiglia, che è importante se non fondamentale. Noi diciamo dobbiamo valorizzare le professioni all'interno dell'ambito sanitario, all'interno della pubblica amministrazione. Non ci sono risorse. Oggi abbiamo purtroppo l'infermiere che è ancora relegato, nonostante un professionista laureato, a fare sostanzialmente poche attività rispetto a quelle che potenzialmente è in grado di fare. Rivedendo anche l'attività a supporto del medico non sostitutivo, perché hanno chiaramente e rivendicano giustamente due ruoli differenti, dobbiamo essere in grado di aumentare i servizi che fanno gli infermieri ed essere in grado anche, soprattutto nei servizi domiciliari, di dare un'assistenza più efficace e che ha anche un minore costo valorizzando una figura professionale. E questo per noi è fondamentale, è un rilancio importante, perché serve anche per ridare fiducia nell'istituzione sanitaria, che oggi è stata persa, perché quando vediamo gli attacchi ai medici, quando vediamo gli attacchi alle persone che non si fidano più, adesso è vergognoso che le persone si fidino più dei blog, che si fidino più di internet rispetto a un medico. C'è un problema, che è il rapporto tra medico e paziente, che è morto. Non è colpa del brutto e cattivo che la sera dopo il lavoro si mette a cercare una soluzione. Se cerca una soluzione alternativa a quella che dà il medico, è perché probabilmente si è rotto un rapporto di fiducia, che non sta in nessun progetto di legge, che non sta in nessun sistema elettorale, ma che deve stare in un sistema sanitario che è in grado di dare delle risposte ed in grado di informare correttamente le persone e di accompagnarle verso una cura, quindi prendendosi carico del problema delle persone e affrontandole da pari, affrontandole dando dei consigli, affrontandole dando delle formazioni corrette. E indipendentemente da tutti i progetti di legge, se noi non rimettiamo al centro il rapporto che c'è tra il medico e il paziente, il rapporto che c'è tra l'istituzione sanitaria e il cittadino, non saremo mai in grado di ricostruire nulla. Potremo fare le leggi più belle del mondo, ma ci saranno i medici sempre più isolati, gli operatori sanitari sempre più isolati e i cittadini sempre più isolati, con danni che poi possono
generare, che generano ulteriori costi che già oggi il sistema sanitario non è in grado di sostenere. Dicevo, la figura dell'infermiere famiglia è solo un piccolo esempio. Un altro esempio invece è quello che stiamo vedendo in queste settimane. C'è un problema sulla parte socioassistenziale, soprattutto delle persone anziane. Aumenterà il numero dei cronici e aumenterà il numero degli anziani nei prossimi anni, anche dovuto al calo delle nascite e alla curva demografica. C'è questo problema, dobbiamo trovare una soluzione. Noi abbiamo guardato in giro cosa succede nel resto d'Europa, abbiamo studiato, abbiamo guardato cosa succede anche nel resto d'Italia e dobbiamo essere in grado di dare delle risposte. Oggi abbiamo l'RSA, le case di riposo, che hanno liste d'attesa infinite, che hanno dei costi, qui gli anziani spesso devono vendersi la casa per poter stare nelle case di riposo. Abbiamo un 20-30% degli accessi alle case di riposo che sono inappropriati, ovvero ci sono persone anziane che sono indipendenti e con un minimo di assistenza potrebbero rimanere a casa loro o andare in strutture più leggere, che invece vanno lì. Noi abbiamo visto da un'esperienza che è nata nel nord Europa e che si sta sviluppando in Trentino, ad esempio, che esiste un co-housing leggero per le persone anziane. Quindi io una persona ottantenne che è abbastanza indipendente, invece di metterla in un letto doppio, in una casa di riposo, svenandosi e togliendo dignità alla persona, perché quando una persona ha 80 anni ha comunque degli acciacchi fisici e ha vissuto la sua vita indipendente di famiglia nella sua casa e deve mettersi a condividerla con un compagno di stanza o in alcune case di riposo anche con due o tre compagni di stanza, togli anche dignità alla persona. E abbiamo visto queste strutture che costano meno, che danno servizi condivisi, quindi la governante condivisa, hanno delle camere e degli appartamentini indipendenti, sono al centro delle città dei paesi, quindi escono liberamente, accedono ai servizi, ma non sono delle case di riposo, sono degli appartamentini indipendenti dove l'anziano può vivere in modo indipendente, può anche ospitare i nipoti, ce ne sono diversi tipi, dove hanno dei servizi condivisi, quindi non vanno né in casa di riposo, né se non hanno bisogno, non hanno una badante 24 ore al giorno, ma una badante condivisa in 5, 6, 10, 12 persone, sono strutture piccole, inserite in un contesto sociale, hanno minori costi e permettono di mantenere la dignità della persona e l'indipendenza della persona. Per noi questo è fondamentale. Addirittura in Trentino la sperimentazione che fanno la fanno intergenerazionale, dove, essendo Trento una città universitaria, danno a disposizione alcuni di questi appartamenti a degli studenti che o pagano l'affitto oppure danno alcuni servizi, quelli più semplici chiaramente perché non sono professionisti dei servizi socioassistenziali, ma il portierato notturno, la prima assistenza, piuttosto che abbassando i costi di affitto per gli studenti. Quindi sei in grado di creare un mix generazionale all'interno di un contesto sociale. Come vedete, noi non ci inventiamo nulla, cerchiamo di studiare, cerchiamo di rubare un po' di qua di là le buone idee, le buone prassi e cerchiamo delle soluzioni a dei problemi che oggi sono cogenti. Siamo in grado in questo caso, per una parte di fetta popolazione anziana, chiaramente non tutta perché quella non autosufficiente non può accedere a queste strutture, ad esempio, di dare una soluzione a minor costo, con una migliore indipendenza e dignità della persona. Per noi quelli devono essere i caratteri fondamentali che guidano chi guida il mondo sanitario in Regione Lombardia e non solo in Regione Lombardia, ma anche a livello di Stato centrale. E questo deve essere portato avanti con coraggio, con forza, magari sfidando anche qualche derisione che viene quando lanciamo dei modelli nuovi e differenti da chi è sempre sospettoso dei modelli nuovi perché magari non vengono dalle grandi lobby o da qualcuno che ha interessi, ma poi col tempo si devono ricredere. E l'abbiamo visto con le stampanti 3D, dove nel 2013 venivamo derisi e adesso abbiamo Confindustria che organizza convegni per parlare delle stampanti 3D della manifattura 4.0, l'abbiamo visto con reddito di cittadinanza, che no all'assistenzialismo, siete matti, volete tornare indietro i 40 anni e 3 settimane fa hanno votato una legge delega per il reddito di inserimento, il RAIS, sostanzialmente, che siccome non avevano idee hanno copiato un'idea della Caritas di 10 anni fa. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di dare soluzioni innovative, di individuare i problemi, di non aver paura a percorrere quelle strade, perché spesso sono vincenti e se non sono vincenti si può sempre correggere la rotta, perché chi è in buona fede non deve avere paura, deve condividere, deve essere trasparente, deve costruire dei modelli diversi e deve trovare soluzioni per i cittadini. Quindi io ho dato solo un paio di esempi di quello che è la nostra visione della sanità.
ma davvero abbiamo bisogno della forza di tutti, di chi lavora nella sanità, di chi opera nella sanità, dei pazienti che ci portano i loro problemi, per costruire insieme un modello diverso che sia sostenibile economicamente, che torni ad essere pubblico e valido, e una sanità universale, perché l'aumento dell'out of pocket, quindi dell'autofinanziamento e del pagamento privato della sanità, non è sostenibile ed esclude intere generazioni, interi settori della società dall'accesso a quello che dovrebbe essere universale, garantito a tutti, ovvero la sanità e i servizi socioassistenziali. Noi non vogliamo diventare gli Stati Uniti, dove uno si deve pagare un'assicurazione. Qualcuno, anche nella legge 23, nella legge di riforma sanitaria, ha iniziato a mettere delle paroline come assicurazione sanitaria, perché stanno iniziando a portare avanti questi concetti. Per noi questo è inaccettabile. Noi dobbiamo essere in grado di dare risposte. Se ci sono problemi economici, si trovano delle soluzioni, partendo da combattere i corruttori e gli sprechi in ambito sanitario, che sono non indifferenti, e organismi internazionali, come si poteva vedere dalle slide, ce l'hanno certificato e ci dicono che il 5-6-8% del costo sanitario, quindi dai 6-9 miliardi su 113 miliardi che spendiamo in sanità, se ne vanno in corruzione e non in servizi. Noi dobbiamo essere in grado di recuperare risorse da lì, e recuperare risorse da soluzioni innovative, coinvolgendo le professionalità del settore e non emarginandole, e coinvolgendo solo qualche amico, valorizzando grandi stipendi qualche amico e marginalizzando invece tutto il resto. Io adesso vorrei chiudo il mio intervento qua, e vorrei lasciare la parola a Bruno Misculin, che ci parlerà dei sistemi informatici e della digitalizzazione in sanità, perché anche qua sono state spese molte risorse senza alcun risultato. Continuano a essere fatti investimenti, probabilmente anche non sufficienti, senza dare risultati. Noi anche qua abbiamo delle proposte da fare. Bruno è una persona del Meetup di Milano, che è anni che conosce i sistemi informatici e della digitalizzazione della PA, e insieme a Eugenio ha lavorato queste proposte. Quindi lascerei lo spazio a lui. Chiudiamo con il suo intervento la parte relativa al sistema sociosanitario, che riprendiamo con i tavoli nel pomeriggio, e poi seguirà l'intervento di Yolanda.